17ª puntata di Katia. Ma chi l'avrebbe mai detto? Sì. Io credo che l'avrebbero detto tutte e 16 le puntate precedenti a queste. Sai che tantissimi commenti di questa puntata erano: Alberto, per favore, non smettere mai di dire chi l'avrebbe mai detto. Non ti vogliono con una bavaglia della censura. Che è l'unica cosa che li tiene in vita. Come l'unica cosa? Io credo che questi commenti te li sia scritti tu da solo. Sono scritti da Lucy93 Mary Jane 14. Lucy è un bel nome. Come ti chiameresti se fossi americana? Se fossi una ragazza americana, io vorrei chiamarmi Gwendolyn. Ma non esiste. Con la W doppia, Gwendolyn. Sai che esiste? Esiste. Gwyneth Paltrow. Guarda che Gwyneth è il diminutivo di Gwendolyn. Non lo dico io, lo dice la scienza. No, Gwendolina Paltrovina. Non ci pensi a volte che se Gwyneth Paltrow fosse nata in Italia, forse oggi sarebbe lei ad essere sposata con Totti? Sì o no? Sì, è vero. Ma sarebbe anche lei ad aver fatto che Dio ci aiuti, secondo me. Perché l'ha fatto Ilary Blasi? No, l'ha fatto però Elena Sofia Ricci. Che è un po' la nostra Gwyneth Paltrow. La Gwyneth Paltrow italiana, se prendesse un po' di calmanti, sarebbe Margherita Bui. Senza commentare il suo stato di salute. Ci pensi che effettivamente Margherita Bui è la summa di tutte le attrici americane? Perché qualsiasi attrice americana tu dica può essere riassunta in Italia in Margherita Bui. Se si desse sempre una calmata, no? Pensa tipo, vabbè, ovviamente Meryl Streep è Margherita Bui. Totale. Pensa Anne Hathaway. Chi è? Anne Hathaway è Margherita Bui. No. Anna Foglietta. Totale. No, ogni volta facciamo sto gioco. Vabbè, basta. Buongiorno. No. Volevo dirti una cosa. Sì. Eri tu che mi avevi fatto vedere un video di Nanni Moretti che prende a sberle Margherita Bui per farla recitare. Sì, certo. In modo allora no, convulso. Non è un video, è una diceria del futuro. Ah, oh. No, si allora, dice. Si dice. Secondo però, noi. Però insomma, c'erano altri testimoni. Mi è stato raccontato chi era presente durante le riprese di un film in cui c'era Margherita Bui, film di Nanni Moretti. Quindi che a un certo tutti punto, no, non l'ha presa a sberle, qualsiasi. Ovviamente. Mm. Però lui è molto, vuole farti entrare nella parte. Se la parte è psicotica, ti vuole farti cadere lì nel buco. E quindi tipo era completamente nervoso verso Margherita. Mm. E Margherita, cioè, piangeva perché Stava entrando nel personaggio perché lei è una professionista. Piangendo. Adoro. Vabbè, eccoci qui. Gucci Terme. Wow. No. Questa puntata è presentata da Gucci Terme di Padova. Non esistono a Padova le Gucci Terme. A Gucci Terme. L'abbiamo già detto numerose volte. Paghi credo 50 euro per entrare e hai vasche con la stessa temperatura ma di forme diverse. Beh, vieni a Gucci Terme. Però guarda che comunque belle. A me sono belle. Piaciute. Se ci invitassero noi andremmo. Maria Grazia Gucci Terme, l'abbiamo già detto. Stavo per dire. Quando anche Maria Grazia Cucinotta sarà il volto delle Gucci Terme. Cioè sarebbe come Lorella Cuccarini per Cucine Scavolini. Maria Grazia Cucinotta per Terme. Ma Cucitarme. È vero, è Maria Grazia Cucinotta che adesso è diventata producer di film. Sì. Horror cinesi. Secondo me l'abbiamo già detto. C'è stato detto a questo convegno. L'ha detto lei, no? Chi no, eravamo ad un festival di cinema a Milano. Sì. Un anno fa. Prima del Covid. Prima del Covid. 7 anni fa. E non so perché si parlava di investimenti nel cinema. Sì. Beh, eravamo a un panel sugli investimenti nel cinema. Va bene. Assurdo. E a un certo punto hanno detto che Maria Grazia Cucinotta è in Cina. Giappone, in Cina secondo me. Sì, e sta facendo i big money con i film horror cinesi. Sì. Ma che storia è? Che posso gelo. Cercare qualche notizia online? A me è sembrata una notizia fake, non so perché. Poi a te Maria Grazia Cucinotta non ho mai ricordato Michael Jackson. In che senso? Sai quando lei si fa quella matita nera attorno agli occhi con lo smokey eye potente? A me ricordo un Michael Jackson di non prima pensato, annata. Ma grazie per questa info. Io spero che un Halloween lei si sia vestita da Michael Jackson. Oh! Maria Grazia Cucinotta, cinema, horror. Maria Grazia Cucinotta si dà all'horror. 15 ore fa, è una notizia freschissima, ma raga. Possibile? Corriere. L'attrice debutta, in un film horror. No, noi vogliamo sapere che lei sta guadagnando. Ma ha preso un Oscar? Lei ha preso un Oscar. Il postino? Ah, e lei che c'era film nel postino? È il postino? Beh, il film... ma l'ha preso lei? No, poi come lei, Serena film... Grandi. Va bene. Noi siamo appena tornati. Sì, dalle vacanze. Dalle vacanze che erano vacanze. Noi le chiamiamo vacanze, ma perché sono stato il periodo in cui abbiamo lavorato di meno. Esatto. Ma eravamo lì per lavoro, perché noi siamo stati in Puglia settimana scorsa, ora che ci stanno guardando. Cosa vogliamo dire sulla Puglia, Alberto? Terra cosa magica. C'è da dire? C'è da dire solo che è la terra più bella d'Italia. Possiamo lanciare questa cosa. Ieri l'ho scritto nelle storie. Wow, e cosa e ti hanno ho detto? Iniziato a ricevere delle risposte. Forse è per questo che non hanno messo abbastanza like alla mia foto. Ho iniziato... Sento numerosi problemi nella tua vita in questi giorni. Esatto. Parlaci bene di tutto. Ho iniziato a ricevere commenti di persone che dicevano... ma la Sicilia... ma perché non sei mai venuto in Sardegna? È vero, non sono mai venuto in Sardegna. No. In Sicilia ci sono andato, ma solo a Trapani. Quindi io parlo... Lo dico per me, va bene? Non si sente offeso nessuno. Io direi che in ogni
ogni posto in cui andremo diremo che è il posto più bello d'Italia. Come i cantanti ai concerti. Come i borghi di Gerry Scotti. Esatto. I borghi più belli d'Italia! Gerry Scotti e il Gabibbo. Hai visto quel video di Gerry Scotti che salta sulla scrivania di Striscia la Notizia e finisce nell'altro mondo di Stranger Things? Sì, ho visto. Ma io non ho mai visto Stranger Things. Neanch'io, però so che ogni tanto vanno sottoterra tutti quanti. Sottoterra? Non lo so. Va bene, siamo un po' spenti oggi. Siamo tornati dalle vacanze, siamo carichi. Allora, io ieri io sono carico a pallettone perché sto bevendo una... Non vorrei dire la marca, diciamo una bevanda supradinica. Si può dire? Bravo Alberto, Alberto ha sistemato il computer. Perché chi ci sta, guardando su YouTube deve comunque avere un certo... E se non ci stanno guardando su YouTube, dove ci possono ascoltare? Penso proprio ci staranno ascoltando su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music, Google Podcast. E uno ci ha scritto nei commenti: no, e Spreaker non l'ho nominato perché c'è anche chi ascolta direttamente da Spreaker. Ma la gente non sa neanche cos'è Spreaker. Chi è che ascolta le cose da Spreaker? Un ingegnere informatico? Ciao, nostro unico ascoltatore da Spreaker. Ciao Katia. Katia, l'amica pettegola di tua madre, cosa dice quando va in Puglia? Qui ti voglio. Lei dice cose problematiche. Dice cose problematiche. Allora dipende lei perché di dove. Pensiamo, esatto, la perché noi pensiamo alla Katia veneta, certo. Ma c'è anche la Katia pugliese. La nostra Katia direbbe: la Katia del Veneto quando va in Puglia. Però dice... mi viene da dirla in Veneto. Possiamo dillo? Dirla in Veneto. Ma certo. Se tanto bello. È tanto bello. Ma se anche tanto onto per strada. Ma è anche tanto sborgo per strada. Se, lo direbbe. Ma lo direbbe. Anche se io non ho visto zero cose di no, vabbè, c'era una rotonda in cui c'erano le bottiglie. Ma lei sai com'è. Ah, lei sì. Lei dice: uniformizza. Sì, 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 sì. Oppure direbbe: se tanto bello, ma se anche tanto caldo. Però caldo secco, no umido. Esatto, no? Sì o no? Esatto. Spieghiamo alle persone che non sono del Veneto o della pianura padana. Sì. Noi siamo cresciuti in questo regime del terrore in cui tutte le persone più grandi di noi dicevano sempre che da noi c'è caldo, ma il problema è che è un caldo umido, dando per scontato che in tutto il resto del mondo ci fosse un caldo secco, quindi estremamente vivibile. Ma in realtà il caldo fa cagare dappertutto. Il caldo è caldo. E sai, adesso dirò una cosa problematica, la dirò fra virgolette. Funziona dire lo dico fra virgolette? Sì, sì. Fai così come si faceva fra alle interrogazioni delle... Sai che c'era gente che... Monti Urali. Ma cosa si facevano le virgolette a storia? Sai quando non sapevi un concetto preciso, allora lo mettevi un po' tra virgolette con le dita durante sì, diciamo teorema di Pitagora. Esatto. Che direbbe che certi triangoli costruiti su certi... Qual è il teorema di Pitagora? La somma dei cateti costruiti sulle ipotenuse è uguale a 3,14. Prego, se qualcuno sta ripassando matematica o geometria in questi giorni. Ah, sai dove mi ero perso? C'era Euclide e io quello l'avevo capito. Mm. Ma il secondo teorema di Euclide io non credo di averlo mai capito. Ma un po' tutto di tutto. Cioè, la prima roba che ti insegnano, ok, come dicevamo le declinazioni. La prima, ok. Sì. La seconda, la terza, la quarta. Potevamo fermarci. Invece, secondo me, la gente ci prende gusto. Euclide ha preso un casino di gusto perché ne ha fatti due di teoremi. Ma ci pensi di vivere in un mondo in cui non esiste il teorema di Euclide? Mamma mia. E tu te lo inventi. Cioè potevi inventarti un casino di robe e inventato il teorema di Euclide. Cioè Newton cascaramelle dice: adesso dico che le cose cadono. Non è andata così, ma vabbè. Noi per stare sull'internet dobbiamo sempre trovare 20 cose da dire. Newton si è fatto la fama dicendo una frase un giorno e poi ha vissuto di rendita. Ma questo è il capitalismo, eh. Una volta che lo metti in moto, lui motorizza in penna. Perché stavo dicendo questa cosa problematica. A volte forse il Veneto che si dice no, questo caldo umido, forse a volte manca un'identità, quindi dici questa frase per darti un'identità. A volte forse non hai altro da dire, capito? Quindi devi dire sì, ok, va bene la Sicilia, però noi che viviamo in Veneto facciamo molta più fatica perché il caldo è umido. Devi come dire ok Sicilia, però guarda che comunque io ero più bravo perché sopportavo di più. Si parla di sopportazione qua. Sì. Si parla della sopportazione cristiana. Sto facendo in più Veneto fatica, ce n'è, quindi Gesù secondo me mi terrà vale un bene. Po' più vicino sì. al suo cuore. La Puglia è molto bella. Sì, noi molto siamo bello. Stati in un posto praticamente, cioè siamo andati a Lecce una sera, però poi siamo stati all'Equila in questa bellissima masseria. Perché le masserie ci sono in Puglia e non ci sono in Veneto? Cos'è una masseria, fra l'altro? Ting! Cos'è una masseria? Cosa si fa una in una masseria? È un casale. Quindi è una fattoria? È una fattoria? Prova a guardare. Perché non ho visto neanche una mucca? Eravamo noi. Masseria. Perché quando hai detto che eravamo noi le mucche ho pensato che se fossimo delle ragazze noi saremmo quelle che creano il gruppo Le Vacche su WhatsApp. Quando vanno in vacanza. Secondo me tra i nostri catiolini e le nostre catioline c'è qualcuno o qualcuna che è in un gruppo che si chiama Le Vacche. Perché voglio sapere i nomi dei vostri gruppi WhatsApp più divertenti? Vi prego, parliamo dei nostri. Parliamo dei nostri. Oh,
ma possiamo? Perché è un po' una cosa intima. Sento che dovrei chiedere ai partecipanti se posso dire il nome. Piccola parentesi sui gruppi WhatsApp, poi torniamo a parlare di masserie. Lei cosa propone? Le vicine, un gruppo sì. Io, tu e la Henry, perché abbiamo vissuto vicini per un periodo di tempo. Esatto, esatto. E c'è l'immagine, che anche questo è un grande classico del Veneto, con una scritta, adesso ve la descrivo, così non creiamo delle differenze tra chi guarda. No, creale, così vanno su YouTube. Questa è l'immagine, si vede. Questa è l'immagine, se la state guardando con gli occhi. E c'è un uovo dentro una pentola, sopra un tagliere con della farina, eccetera. Vabbè, non servono tutti questi dettagli. E c'è una scritta: "Sio ragai a ovi", che è una cosa che si dice in Veneto, cioè quando la vicina di casa ti viene a chiedere le uova, ti dice "Sio ragai a ovi", è diventato un po' una cosa. Gae a ovi è più bello come suono. Allora, poi c'è Kirkus. Zio Michele è tuo zio Michele, vero? Sì. Non è un gruppo in cui fan parliamo dello di zio Michele di Avetrana. No, non è questo. Un saluto allo zio Michele di Alberto, esatto. Che ci ascolta. Non so. Kirkus. Kirkus, parliamo di Kirkus, è il gruppo con la nostra amica Sara. Sì, Kirkus è un gruppo molto circense. Kirkus, ma descrivi anche le emoji, perché qui abbiamo fatto Kirkus un lavoro di emoji. Le emoji del circo. Il tendone del circo, il pagliaccetto e la pagliaccetta. Che fanno giocoleria. E la signora che fa la ruota. Esatto. E poi clicca, basta, perché secondo me ce ne sono altre. La e maschera. La maschera del teatro. Tu, quella... fai quale? Io faccio quella triste, tu fai quella felice. Che bella la maschera, quella teatrale, sapete, quella che sorride e quella triste, è l'espressione, sì, che abbiamo appena fatto. Che bello quando la vedi tatuata sulle persone. Ah sì, e su dici, chi è che sarà tatuata? Sulle persone che hanno fatto teatro superiori, sì, sì. No, hanno fatto uno spettacolo. Vabbè, no. Kirkus come immagine ha Britney Spears che suona un flauto, Britney Spears in Toxic, perché era il periodo in cui eravamo stra in fissa con le canzoni suonate col flauto, tipo... Esatto, grazie. Poi abbiamo un gruppo che si chiama Gruppo per Volersi Bene. Ah sì. Perché era un gruppo che aveva un nome tossico. A un certo punto abbiamo detto no, dobbiamo cambiarlo. Era un gruppo con la nostra amica Brigitte che si chiamava Gruppo per Darsi Fastidio. Gruppo per Infastidire. Gruppo per Infastidire, ci mandavamo i meme. E poi a un certo punto abbiamo detto no, questa non è una dimostrazione negativa, è una dimostrazione di affetto. E l'abbiamo cambiato in Gruppo per Volersi Bene. C'è una foto di noi tre. Poi cosa abbiamo? Sono sempre, secondo me, molto. Sono anche gruppi che non si possono. Aspetta, quello tienilo. Sono sempre molto criptici perché sono degli internal jokes nelle, sì, compagnie di amici e conoscenti. Ce n'è uno che si chiama Fesa di Tacchino, sì, dove però F-E-S-A sono lettere puntate perché sono Francesca Edoardo, Sara, Alberto. Se volete, non è la domanda della settimana, ma potete scriverci i nomi più strambotti dei vostri gruppi WhatsApp. Stavamo dicendo una cosa tanto tempo fa, prima di distrarci. La Puglia. La Puglia. La Puglia o le Puglie? La Puglia. Il Tavoliere, perché è delle Puglie. Il Tavoliere è una pianura? È una cosa piana ma alta. Puglia. E cosa si fa in una masseria? Ah, bravo. Era la domanda da cui eravamo partiti prima di finire in questo turbinio di minchiate. La masseria è un insieme di edifici rurali adibiti ad abitazioni, ricovero animali e supporto per i titolari di aziende tipiche dell'Italia meridionale. Sì, era una fazenda, tipo. È una fazenda. Potevano girarci la talpa. Il termine deriva dalla parola masserizie, suppellettili, mobili. Vabbè, non ce ne frega. Attrezzi di uso agricolo. Dimmi come si chiama in Veneto. Depositi granari, depositi per alimenti, per le persone e per gli animali. Basta! C'è questa cartina, è una cartina che mi dice come si chiama negli altri posti. Wow. In pianura padana Lombardia è dimore a corte. Ok. In Puglia e in queste altre regioni che non so riconoscere, una è la Sicilia, ma ah, è Lazio. È Lazio. Masserie. Poi diceva come la direbbero il Lazio. Oh, masserie. In gran parte dello stivale fino al polpaccio, fatemi dire, si chiamano dimore unifamiliari. Mamma mia, che noiosità. Iaiai, qui non c'è identità. Vuoi sapere come si chiamano in Sardegna? Dimore sarde unifamiliari. Raga, ma che roba è? In montagna vuoi sapere come si chiamano? Dimore, no, montane unifamiliari. Ma allora cazzo, è una casa? Vabbè, una masseria pazzesca. Ma che ma perché non le chiamiamo masserie anche a Milano? Cioè, i quartieri casa sono masserie. Esatto. Ogni palazzo è una masseria, sì. Va bene, quante cose che non si scoprono. Quindi la Puglia è stato un sogno. La Puglia, sì, è stato un sogno. Anche perché abbiamo conosciuto persone bellissime in, sì, un posto bellissimo. La masseria La Restuccia, che salutiamo di gran cuore. Dove si fa questa cosa che ci ha molto colpito? Perché una parte di gestione degli eventi è gestita da una cosa che si chiama Masseria Wave e che organizza eventi molto queer, e nel resto della settimana invece ci sono eventi molto normali, cioè normali, non
normali, nel senso molto canonici, canonici. Diciamolo, ci sono gli eventi delle persone etero. E quindi vengono chiamate, ci ha fatto molto ridere, le serate etero. Cioè non eravamo noi la serata gay, erano loro la serata etero. Dice, ma no, stasera vado a Lecce perché c'è la serata etero. Wow. Eravamo problematic nel futuro. Problematic but abbiamo bisogno un attimino di ribilanciare tutti i soprusi subiti, quindi per favore che non inizino a scriverci queste fantomatiche persone etero per questa esistono. Piccola gag. Ma abbiamo presentato l'evento di rilancio del brand Monella Vagabonda. Alberto, ne dobbiamo parlare, diciamolo, allora. Noi non siamo prezzolati da Monella Vagabonda per parlarne così tanto, ma abbiamo il anche cervello se se lo volessero noi prendessimo ma abbiamo il cervello con questo imprinting anni 2000. Sì. Pensate, è come se arrivasse qualcuno a dirvi: dai, senti, presentami il ritorno delle carte dei Pokémon di Yu-Gi-Oh! Cioè tu dici, ma wow. Comunque non mi gaserebbe come Monella Vagabonda. No. E poi dici, ma hanno chiamato me? Come mai non hanno chiamato Ilari Simona Blasi? Ventura? Beh, insomma, lo la risposta so qual è la chiara. Risposta. Però senti, fammi un po' sognare, no? Quindi cosa abbiamo dire? Un po' di sonno. Mamma ci mia. Sento lenti oggi. Abbiamo siamo un po' calento. Ma se io mi facessi un caffè. Facciamoci un caffè e torniamo da voi in un secondo. Il caffè è stato messo su, oggi siamo leccati di noi stessi. Tu dici che ci facciamo adesso del caffè. Ma vogliamo parlare di questa moca rossa? No. Vorrei parlare di una segnalazione che ci è arrivata. Questa amora, la Cristina, mi ha mandato questo cartello che ha trovato davanti alla chiesa del Santo a Padova, sulle bancarelle. Sai che ci sono quelle bancarelle che ti vendono reliquie? Se quel pezzo di unghia di piede di Sant'Antonio che dici, ma quante unghie avrà avuto che l'unghia micotica. L'unghia micotica di Sant'Antonio che ti cura il mal d'orecchi, la devi mettere dentro a grattare, ste robe qua. Mi ha mandato questo cartello, sai quei cartelli coi nomi? Sì. C'era quello di Katia. E quindi possiamo scoprire i significati della parola Katia. Della parola del nome Katia. Okay. Tu sai cosa vuol dire? Deriverà dal latino cavaliera. Cavatilulus. Che vuol dire? Cavatilulus. Sai quando trovi tipo... Che ho cotto derivazione. Sì. No, è tipo fringuello, che deriva dal latino pedicurante. Toulouse, e dici, ma dove cazzo è fringuello? Eh no, perché c'è la radice greca fricativa. Che quindi dici, ma che cazzo? Cioè, secondo me avete fatto un po'. Sai il puzzle quando ritagli un po' i pezzi e deve tornare. Cioè, mancava quella tessera incastri, e hanno detto, ok. Anche perché secondo me queste ricerche so io chi le ha fatte. L'Istituto Elvetico Sanders. All'inizio li facevano i monaci, quelli col sandalo e il vino buono. Quelli con la matita copiativa che ricalcavano. E sbagliavano a copiare, ci pensi. I monaci. Juan Jobio Ed, monaco amanuense, che era ricopiare il libro. I monaci amanuensi, amanuensi Arcuri. L'abbiamo fatta a Manuela Arcuri, versione Monaco, che scrive neanche le rubrichette. Credo mai. Però l'abbiamo nominata. Sì. Allora, immaginatevi, Maria Grazia Cuciterme alle terme e monaca a Manuela Arcuri a copiare. Mamma mia, siamo proprio, cose. Abbiamo proprio del, il cervello da medie. Dei babies. Una volta una mia amica, quando lei era in prima liceo e io ero in terza media, perché lei era di un anno più grande, mi aveva mandato un messaggio che mi aveva ferito tantissimo. Mi aveva scritto: tu hai ancora il cervello da medie. Io ma eri alle medie? Io ero in terza media. Ma cosa vuol dire? Lei diceva: io sono più grande di te perché sono già al liceo. E mi aveva scritto: hai il cervello da medie. Non ti come dico offesa, anche... come statement. Cioè, sai, tu la pensi così perché sei ancora alle medie. Cioè, beh, non offensivo. Sì, non è piacevole. E mi ricordo ancora dove ero. Cioè, ero al reparto carta igienica della Liper di Piove di Sacco, il supermercato. Wow, un saluto alla Liper di Piove di Sacco. Cioè. Perché te l'ha detto? Qui col caffè che viene su comunque. Allora io mi metto a curare i tegolini e sentite Zac con la forbice, pum, che scende. Non mi ricordo perché me l'ha detto, però è forse ti dovevi... sì, non fare perché magari aveva ragione. Com'è rivestito in quel momento? Forse è rivestito... Donna. No, forse è rivestito da medie. Beh, è rivestito male sì, e quindi sì. Ti ha detto hai ancora il cervello da medie quando guardi l'armadio e scegli cosa metterti. Vabbè, un saluto. Un saluto. Parliamo del nome, Katia. Questo caffè si versa da solo? Io ti verso il caffè mentre tu mi dici... Va bene. Magari ti vorrei presentare. Senti, versalo e poi torna qua, no? Facciamo un taglio, no? No, tu vai. Io vado. Katia significa senza macchia. L'avresti mai detto? No. Devi parlare forte. Alberto non sa parlare mentre versa il caffè, raga. Purtroppo non so fare più di due cose. Hai proprio il cervello da media quando fai certe cose. Dimmi. Katia significa senza macchia, ho detto. Ok. Hai qualcosa da dire o possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti. Ah, per una volta niente stronzate. Chi pulisce più di Chantecler? Cosa c'è? Senza macchia. Le persone con questo nome hanno di solito una mentalità aperta che le porta a vivere un'esistenza libera, spesso anticonvenzionale. Non stiamo parlando della stessa Katia. No, Katia con la
pensi a quante persone che si chiamano Katia che si sentono offese giustamente da questo podcast e quindi non ci ascoltano? Cioè, ci perdiamo tutto una fetta di pubblico, tutta la nicchia, una fetta delle di Katia. A te è successo che qualcuno ti scrivesse mi chiamo Katia e sì, vi ascolto? Tipo? Sì, tipo una volta in tutto. Vero? Secondo me non ci sono Katie. Cioè, no, poche, le spaventiamo. Allora, un saluto allora, a tutte le in questa Katie. Puntata 17 dal numero comunque un po', noi vogliamo dire, amiche Katie, non ce l'abbiamo con voi, ce l'abbiamo con il concetto che il vostro nome porta. Si può essere una bellissima persona di nome Katia. Non tutte le Katie sono Katie. Brutte persone, ma tutte le brutte... No, sbagliato, perché sarebbe... Il teorema di Euclide. Non torniamo tutte le brutte persone sono Katie, ma tutte le Katie sono brutte persone. Noi vogliamo dire no. Il contrario. Vogliamo dire che in realtà molte Katie sono delle persone splendide. Ottime. E molte brutte persone non si chiamano Katia. Parliamo di un fatto sconveniente che è accaduto. Quale? In questi giorni. Quale dei tanti? Ne sono successi tanti. Sì. Di alcuni non possiamo parlare. No, per questioni legali. Per questioni legali, non è vero? Di altri possiamo parlarne. Sì. L'altro giorno siamo andati a fare la spesa in un supermercato che non nomineremo. Ma che comincia per... E finisce con... Siamo andati al Conad. Diciamolo tutto il quadro generale. Siamo andati in questo Conad, che come tutti i Conad a Milano è sovrapprezzato. Sì. Siamo entrati e c'era puzza di qualcosa di marcio. Di proprio fossa biologica. Fossa biologica. Io non capisco l'essere umano. Comunque senti questi odori, però vai avanti con la tua vita perché dici, non è che ho una merda in bocca, però c'è odore di merda attorno a me. In un mondo ideale tu gli dici stop, chiamo la forestale, qualcuno che c'è. Perché un cadavere tra le pesche. Tra le pesche, le pesche noci. Sai cos'era? La forse cos'era? Era il melone. Che noi l'abbiamo scambiato per odore di cadavere. Ma forse era il melone. Era melone. Tanti meloni. Ma tanti meloni non, ma non servono marci, bastano lì. Raga, ma il melone quando apri il frigo d'estate. Allora, io non consumo melone perché ho questo problema olfattivo. Quando apri il frigo d'estate magari a casa dei tuoi genitori per prendere l'acqua e ti esce questo cronache di Narnia di melone. C'è chi ha lasciato le sue mutandine usate. Il melone. Quindi vabbè, entriamo, c'è già questo effluvio che dici perché io essere umano che comunque nell'antichità mangiava le bacche, che correva nudo nella natura, dovrei avvicinarmi ad un posto che puzza? Cioè, perché se il mio nasino mi dice scappa, io comunque entro solo perché le cose sono etichettate? Ma questo è un altro discorso. Entriamo e andiamo alla cassa con un po' di cose, non tante. Con 15 euro di spesa, uno spesino. Uno spesino. Erano 15 euro? Aspetta, perché la mia testa collega adesso. Una busta di insalata, una di pan bauletto, un sugo, un pesto, la genovese. E due barattoli di lenticchie. E uno ma come di, abbiamo e uno e 13 ceci. Come cazzo abbiamo fatto? Sono tanti soldini. Ma è un valore commerciale di 60 centesimi in tutto. Andiamo alla cassa e scegliamo quelle automatiche, perché noi siamo ragazzi del futuro. Sì. Quelle casse che devi appoggiare la spesa, la batti e poi la metti dall'altro lato e non puoi più toglierla, perché se la togli ti dice ti stai intascando qualcosa, stai rubando qualcosa, perché sente che il peso è diverso, no? E ogni 3 secondi la cassa diceva attendere l'intervento del personale. Il personale era dietro di noi, infatti diceva no, te la sblocco, lascia stare, te la sblocco, vai pure, te la sblocco. Non era proprio così. Non era barese, ma mi è venuto questo accento barese. I baresi mi perdonano. Ce la sblocca ogni tot, però continua a presentarsi questo errore. A un certo punto lui e la guardia di sicurezza che si era avvicinata, magari per controllare che non fossimo dei ladri, oppure perché era lì. Dei ladri di pan bauletto, i più pericolosi di tutti. Ci dicono non dovete imbustare già la roba, dovete solo appoggiarla su quel lato, come se la macchina sapesse che se sta imbustando c'è qualche problema. Mi pare già una cagata, perché il cioè fai una macchinetta che funziona, cioè falla che funzioni come la gente fa la spesa, che passa in busta, no, signora Conad, signora Margherita Conad, se questo è il suo vero nome. Oh, dopo che ci dicono sta cosa, noi appoggiamo, eravamo a fine spesa, comunque le cose esternamente alla busta, seguendo le istruzioni del personale, date dalla guardia giurata, a pochi metri da noi, e comunque la macchinetta dice, errori, contattare il personale, aspettare l'intervento del personale. Al che la guardia giurata, dietro di noi, sentiamo che dice qualcosa al cassiere, ma eravamo veramente a 50 centimetri, e cosa dice Edo? Oh, questi proprio non ci arrivano. Era di Roma? No, era milanese, erano tutti non di so Milano, perché. Ma io faccio questi accenti un po' alla Boldi e De Sica. Che io mi sono girato. E così, guardate. Mi sono girato.
così. Come, scusa? Cosa hai detto? Gli ho chiesto e lui: no, no, sto parlando con lui. E indica il cassiere. Certo. Signorino della guardia, securino, come direbbero in Svizzera. Scusa? Al che Alberto mi guarda e mi fa: ha detto che non ci arriviamo? E ho detto: sì, Alberto. E gli ho detto con questo tono di voce che si sentisse benissimo che non è che siamo scemi. E abbiamo riso. Abbiamo fatto fra di noi. Abbiamo riso. Però, ma io avrei molto voluto mandare una lettera a Margherita Conard. Era la puzza di merda comunque che gli dava la testa. La puzza di merda gli era entrata nel cervello e si trovava a suo agio. Però ti stupisce che qualcuno faccia il proprio lavoro di merda? Ah, no. No, è la cosa che scopri da grande. Cioè, tutti gli adulti fanno finta di lavorare bene, ma in realtà stanno cercando di fare meno fatica possibile. Molti adulti lavorano proprio male. Che è una rassicurazione se uno deve entrare nel mondo del lavoro. Sai che all'inizio avevo ansia. Dicevo: oddio, non so fare niente. Ah, sì, sì. Poi entri in un ufficio, ti rendi conto che nessuno fa un cazzo. E dici: vabbè. Ma allora si può fare. Mi hanno fatto studiare 60 anni per fare una cagata che potevo fare in terza elementare. Totale. Io direi: facciamo lavorare i bambini. No. E noi andiamo in pensione a 30 anni, no? Mamma perché mia. I bambini sono gli unici che si impegnano, secondo me. Hanno ancora quella voglia di vivere, voglia di fare. Va bene, quindi microaggressione. È una microaggressione. È un... E poi io e Alberto ci chiediamo: ma come mai una persona ha voglia di offenderci alla luce del sole? Ti faccio io la controdomanda. Se fossimo stati due maschioni etero... Però insomma non è che andiamo in giro nel amore, senso... si vede lontano 8 metri che siamo... Ho capito che siamo due gays, però siamo anche due maschi cis secondo me percepiscono media statura. Percepiscono la poca mascolinità. Ma sul set, tu dici secondo la me riporto... c'è una vibe... No, secondo me c'è una vibe di safe sembriamo zone innocui. Per loro, perché dicono: questi tanto non mi vengono a prendere a pugni, anche se lì mezzo insulto, che poi non era un insulto, però era comunque una cosa spiacevole da dire. Quindi secondo me tu dici: no, è comunque un insulto dire questi proprio non ci arrivano. A due clienti. A due clienti che hanno pagato 15 euro. Ma stiamo scherzando? Okay. Noi Katia o lui Katia? Noi ognuno Katia a modo suo. Noi Katia che ce ne lamentiamo da 20 totale. Minuti. Ma sì, è così che funziona Katia. Katia ti asciuga per 20 minuti per una cacata che bastava fare il dito medio e eravamo a posto. Una cacatia? Una cacatia! Leggiamo i commenti. Sì. Leggiamo i commenti che ci avete lasciato nella scorsa puntata, i commenti sotto il video YouTube che vi consigliamo di guardare per vedere le nostre belle facce. Ci siamo anche fatti la doccia per questa puntata, quindi insomma. No, io sai che no. Come no? No. Ecco cos'era quello dove. Ieri al Conad non era il melone, ero eri io. Tu? No, non è vero. Non è vero. La settimana scorsa vi avevamo chiesto i vostri momenti Katia in vacanza. Esatto. Asia ci scrive: ah, questo è bello, a un certo punto ti chiederei di recitarlo. Il mio momento Katia è stato quando un bambino ha escluso mio fratello da un gioco. Bocce. Non era la prima volta che escludeva mio fratello, così sono andata da lui in modo minaccioso e gli ho detto: qui devi recitare. Se domani torni qui e fai piangere di nuovo mio fratello, io non esiterò dal buttarti le tue stupide bocce nella spazzatura e non le rivedrai più. Grazie. Da quel giorno non ha mai più portato le bocce al mare. Ripensandoci, non è stato molto maturo da parte mia. Ma odio i bambini maleducati. Come noi dovevamo reagire di più al supermercato? Asia ha fatto benissimo a mettere le cose in chiaro. Poi Rebecca. Rebecca o Rebecca? Tu come dici? Rebecca. Rebecca. Non con la mia. Rebecca. Rebecca. Il mio momento Katia di quest'estate è arrivato quando, dopo aver preso casa con il mio gruppo di amici, ci accorgiamo che non c'era neanche un secchio della spazzatura. Io all'inizio l'avevo inteso come un secchio piedi. Un secchio pedicure. Un secchio pedicure. Un secchio di quelli. Una bacinella. La bacinella. Allora è bacinella. No, io sto pensando al secchio per pulire, non è quello. No, non è neanche quello. Dopo questa cosa, io piena, ho deciso di chiamare il proprietario di casa e informarlo che gli avremmo lasciato tutte le buste di immondizia nel terrazzo. Ah, quello, il bidone. Sì, il bidone. Ah, 15 buste per 7 giorni. Rebecca, in quanti eravate? Spero. Allora, Rebecca, spero almeno io 12. Capisco l'incazzatura, però a volte da incazzati e da incazzate si fanno delle cose che vanno contro il proprio interesse. Cioè, è stato sano per voi lasciarvi le buste di spazzatura in terrazza? E cosa doveva fare? Se le butti giù dalla finestra. Ma Federico ci scrive: momento Katia, dopo aver scoperto che la spiaggia di ogni estate è stata privatizzata, abbiamo esercitato il nostro diritto di utilizzare i primi 5 metri di spiaggia di fronte allo stabilimento. Inutili i richiami della bagnina assertiva ai poteri forti. Ci ha comunicato dell'arrivo immediato
imminente delle forze dell'ordine. Inutile bluff. Nessuno ha osato interrompere la lettura di Katia sulla battigia. Questo è capitato centinaia di volte, sì, a noi. E dico centinaia per indicare tre totali. Sì. E spesso ci siamo spostati. Ci siamo sempre senza spostati. Dare fastidio. Perché, ecco, sì, parliamo di questo che è collegato all'episodio di ieri. Sì. Da quando sono entrato nel mondo del lavoro e ho capito come funziona il lavorare, sono meno disposto ad accettare gli altri che fanno il proprio lavoro di merda. Capito cosa intendo? Si capisce? Sì, sì. No, si capisce. Cioè, quando qualcuno ti dice non puoi stare sulla spiaggia perché è privata e tu dici scusami, ma la legge dice che i primi 5 metri ci posso stare, stai cercando di fottermi, stai facendo, sì, male il tuo lavoro, lo stai facendo da furbetto nei tuoi interessi. Quando ero più piccolo, allora mi sarei spostato. Ad oggi io guarda la edifico quella spiaggia. No, no, come denunza. Hanno fatto loro, cioè stai lì, chiama la police, io telefono la police, ah, vuoi chiamare le forze dell'ordine? Ah, ma le chiamo io, le chiamo io e gli do il tuo nome. Esatto. Alex ci scrive: lavoro al papete. E una settimana fa una signora sulla cinquantina arriva da me citando testuali parole: ma Matteo, quando arriva oggi? Io, un attimo confuso, rispondo: ma Matteo chi? E lei tutta zilla risponde: ma come Matteo chi? Dai, Matteo Salvini. Spoiler: Salvini non si presentò. Ma ti rendi conto che viviamo in un paese in cui per incontrare Matteo Salvini devi andare al papete e non fuori dal Parlamento? Totale. È incredibile, totale, questa cosa. Men che meno il Parlamento Europeo. Ti rendi conto che ci sono delle persone che chiedono di vedere Matteo Salvini al papete? Cioè, è come se andassi al Rouge e chiedessi di vedere Nicole Kidman. Cioè, wake up, signora! Dove vive? Comunque, ridiamone, scherziamone finché si può, perché poi dal 25 settembre... Dal 25 settembre, video privati su tutto il canale! Minestra ci questo scrive. Questo è il mio commento preferito di tutti i commenti che abbiamo mai ricevuto a Katia, per addirittura? Lo meno, sì. Mio padre era davvero il compagno di banco di Luciano Ligabue. Ma come? Ma Minestra, ma dici di più? Ma che scuola hanno fatto? E si lavava i capelli al tempo? È Piero Pelù quello che non si lava. Ah, è Piero Pelù che non si lava. Quindi era tipo i capoluoghi della Lombardia. Le donne, lo Bergamo, Brescia, Como, Cremona, le Collodi, Mantova, Monza, Pavia. Wow, che bravo. Sì, no? Secondo me ne hanno aggiunti adesso di capoluoghi, sì, della Lombardia. C'è Monza Brianza. Monza Brianza. Monza Brianza è totalmente Monza Brianza un nome drag. Mamma mia, le ragazze hanno... La monaca di Monza Brianza. La monaca di Monza Brianza. Andiamo avanti. Brianza. Bri, sì. Giulia ci scrive: volevo comprare un biglietto ATM in tabaccheria sotto casa prima di prendere il bus per andare al lavoro. La ragazza alla cassa mi dice: non si può pagare 2 euro con la carta. Ma come? E io dico: beh, in realtà adesso bisognerebbe far pagare anche 2 euro con un POS. E lei: se compra qualcos'altro, sì. Mi stavo urtando e le avrei voluto chiedere: allora ti posso filmare mentre mi dici questa cosa? È illegale, raga. Allora, questa cosa di non poter pagare col POS ci rende tutti un po' cati, eh. Sì. Allora, chiudiamola qui, direi. Chiudiamola qui, chiudiamola qui. Una puntata di Katia un po' più arrabbiata del solito, sì, perché noi stiamo ancora riflettendo sui soprusi subiti, sì. Però una puntata di Katia che ci ha fatto scoprire molto anche del significato di nome Katia, sì. È arrivato il momento di salutarci, sì. Ah, non abbiamo fatto sentire la sigla. Ah, vuoi che la facciamo sentire adesso? No, perché Edo, no, è contrario alla sigla. Non sono Katia. Contrario alla sigla. Intanto la sigla di solito la metti tu. A me va benissimo, è bellissima la sigla che abbiamo. Allora, nei commenti ci scrivete se volete la sigla come voglio io o se invece volete essere no filo eduardisti. No siglax. Io spero che non scrivano proprio niente di questa cacata che dici. Allora, vabbè, domanda per la prossima puntata. Sì. Raccontateci episodi. Raccontateci un episodio in cui siete stati offesi o offese pur essendo nel giusto. Bravi. Come abbiamo parlato noi. Un momento in cui... Posso chiedervi una cosa? Siate brevi, perché quelli lunghi li quelli lunghi un po' li scartiamo, perché non scartiamo. Non è che è, non è che è il vostro podcast, è il nostro. Dai, scriveteci nei commenti un momento in cui vi hanno trattato male, vi hanno offeso, anche se eravate nel giusto, oppure anche solo se vi hanno offeso, basta. Che bello che sarà leggere così. Piccoli traumi. Piccoli traumi senza cielo. È il momento di salutarci, sì, con una canzoncina finale che dedicheremo ai pagamenti col POS sotto i 2 euro. E ci sa e sa e oh. I pagamenti sono belli, soprattutto quelli senza contanti, perché sono tracciabili dalla finanza, così non fate quel nero problematico. Ma se qualcuno dice che non li puoi fare sotto una certa cifra, è una persona di merda e deve morire perché è illegale e rompi coglioni, così puoi pagare. Dai, fa cagare. Oh, non riesco più a farle con...
con le rime la rifacciamo. Dai. Ma poi perché continui sempre con sto flauto a spifferare?